Non è facile riassumere in appena 2 minuti di servizio una partita che è durata 50. Eh sì, perché la Virtus per battere l'Olimpia Milano, 93-89, ha avuto bisogno di 2 tempi supplementari. Però adesso la serie è sul 2-2 e questo è quello che conta. Che cosa è successo? Riassumo. La Virtus conduce la partita agevolmente. Poi negli ultimi 5 minuti del quarto di gioco si blocca completamente, sbaglia lo sbagliabile, mentre gli avversari realizzano il realizzabile. E a quel punto gelo al Palasport, 76 pari, supplementari. La Virtus non c'è nel supplementare, ma non c'è neanche Milano, non è più al livello degli ultimi 5 minuti del quarto, e allora si va di nuovo al supplementare. Lì c'è un Cordinier che attacca il ferro, prende dei falli e realizza i tiri liberi. C'è Teodosic che aveva giocato male, che entra a 1.30 dalla fine sul più 2 e su un meraviglioso scarico di Paiola realizza la tripla del più 5, del resto è il Van Gogh dei canestri. E c'è Belinelli che realizza un bel 4-4 dalla lunetta, assolutamente glaciale. E la Virtus porta a casa una partita importantissima, sarebbe stato un rimpianto clamoroso perderla, e invece soffrendo con le unghie, con i denti, la Virtus la porta a casa. E adesso si gioca a Milano sul 2-2, sapendo che tutto può assolutamente capitare, e attenzione, più che mai, dopo aver visto la partita di questa sera, con la ferma convinzione che ogni pronostico è da evitare accuratamente.